Salve web spettatori di Nano TV, come avevamo annunciato uno straordinario successo di Massimo Iodice, il candidato sindaco più eletto, si va al ballottaggio. Lei, come avevamo annunciato, ha superato anche il PDL. Sì, noi ovviamente l'ultima intervista che lei mi ha fatto, ci siamo incontrati una settimana fa, l'avevamo previsto. L'entusiasmo e la forza delle persone era talmente tanto che ci faceva sperare bene ovviamente in questo finale di tornata elettorale. Abbiamo avuto un successo enorme, siamo intorno al 39%, siamo 5-6 punti in più a Enzo Carfo, il centrosinistra, quindi mo ce la giochiamo con un vantaggio che riteniamo di poter tranquillamente mantenere anche al secondo turno. Enzo Carfora 5 punti sotto di lei, quindi la battaglia annunciata, il centrodestra rappresentato da Massimo Iodice, il centrosinistra rappresentato da Carfora. Guardi, io ho sempre detto, questo è il vero centrodestra, il centrodestra che è tra la gente, il centrodestra radicato sul territorio, quindi c'è stata questa defiance iniziale, ma era solo una questione più personale che politica. Noi abbiamo dimostrato di essere una coalizione forte, radicata e determinata a vincere e andare a governare questa città. Noi ovviamente questo aggiornamento alle 11.30, una campagna estenuante, siamo fuori al comune e vogliamo solo la promessa che da domani in poi ci incontriamo per parlare poi del ballottaggio, con chi farete gli accordi, se li farete e come andrà. Non vogliamo strapparle subito questa affermazione. La ringrazio ovviamente della sua gentilezza in questa fase ovviamente di grande stanchezza ma anche di grande entusiasmo, e le prometto sicuramente che domani ci vediamo e le dirò tutte le nostre strategie. La ringraziamo, l'appuntamento è per domani allora con Massimo Iodice per parlare ancora di ballottaggio, di elezioni qui a Casoria. Da Casoria, qui dal comune di Casoria, è tutto, la ringraziamo e vi aspettiamo come sempre su napolinord.it. Grazie.